Corte, peccato, una partita che insomma non ha il risultato che si sperava, però comunque una Rana Verona che ha provato a combattere, non è arrivata alla qualificazione in Europa, però c'è la consapevolezza di aver fatto un passo in avanti nella crescita insomma di squadra a culminare questa stagione. Ah, sicuramente abbiamo fatto un bel percorso fino a qui, siamo consapevoli, purtroppo il quinto posto lo vince solo una squadra. E la Lube ha dimostrato di essere una grande squadra con grandi giocatori che hanno fatto una gran partita e adesso c'è solo da pensare diciamo alla prossima stagione e resettare insomma. Chiaramente non è semplice commentare insomma dopo una sconfitta, però secondo te qual è la base da cui ripartire poi in vista degli impegni che poi saranno nella prossima stagione? Ma adesso c'è un po' da riposare la testa. Solo quello, poi insomma dalla preparazione prossima sicuramente ci sarà da lavorare ricordandoci questi momenti e cercando di arrivare più preparati ed essere più pronti insomma ai momenti come questi e consapevoli di aver fatto un gran lavoro, però non è bastato, e quindi capire cosa fare al momento clou della stagione. Poi una nota di merito per il pubblico che vi ha accompagnato e vi ha sostenuto per tutta la stagione, stasera ne è stata l'ennesima dimostrazione perché c'era un palazzetto infuocato. Sì, beh, è stata la costanza della stagione, no? Il pubblico incredibile, e infatti dispiace a me personalmente anche il doppio per questa cosa, e anche per il pubblico, ma siamo convinti che abbiamo fatto vedere delle belle cose quest'anno e siamo contenti insomma che il pubblico sia sempre stato con noi e niente, gli dico solo che la prossima stagione sicuramente saremo ancora più presenti e ancora più pronti.